Carissimi amici del Sagittario, buon pomeriggio. Allora, andiamo a vedere anche per voi la vostra settimana dal 27 marzo al 2 aprile 2023. Andiamo a vedere il vostro stato emotivo in questa settimana, cosa state vivendo adesso e poi la strada che intraprenderete, il cambiamento che si avrà e anche una sbirciata alla persona di vostro interesse a seguito con una risposta definitiva alla quello che sarà insomma tutta la settimana. Andiamo a vedere per il Sagittario, quindi cosa dobbiamo sapere. Ok, allora, per quanto riguarda il vostro stato emotivo, vi vedo concentrati tantissimo per quanto riguarda il lavoro, cercate proprio di avere una fortuna, di star bene a livello economico, siete proprio proiettati in questo. Vi vedo che vivete una situazione comunque bloccata, dove ci sono delle difficoltà e vi siete allontanati probabilmente da qualcosa o da qualcuno. In quello che state qui e parliamo a livello emotivo, in quello che invece state vivendo adesso ci sono delle difficoltà che un'energia femminile, lui lei comunque vi sta dando, e sono delle difficoltà che comunque durano già da diverso tempo. Potrebbe essere un qualcuno dove avete deciso comunque di allontanarvi o un qualcuno che avete magari già chiuso ed è un qualcosa che dovevate fare comunque già da un po' di tempo, perché queste difficoltà comunque stanno andando avanti da un bel po'. La strada che deciderete di intraprendere, diciamo che non c'è una strada ben precisa e ben definita, perché purtroppo ci sono delle situazioni dove non potete fare niente, non potete cambiare l'evolversi delle situazioni, anzi piuttosto ci sono comunicazioni spiacevoli che vi arrivano su situazioni che non vi sono comunque tanto chiare. Voi volete raggiungere degli obiettivi, arrivare a realizzare determinati obiettivi, in un certo qual modo avere la vittoria su qualcosa, ma state portando pazienza e riflettete tantissimo comunque su come avere la vostra serenità nel cambiamento che si avrà, quindi su come andare con la pazienza e la grande riflessione su come andare verso momenti comunque di tranquillità, di pace. Per quanto riguarda la persona di vostro interesse, c'è comunque, ci sono delle situazioni di un passato, un recente passato, che tornano in mente, che sono chiaramente spiacevoli, che hanno bloccato questa persona nei vostri comunque confronti. Questa persona potrebbe eventualmente anche aver iniziato qualcosa con qualcuno, iniziato comunque anche una relazione comunque con qualcuno, perché vedo questa persona molto bloccata nei vostri confronti e vedo comunque per voi a livello di settimana delle difficoltà che dovete affrontare, che dovete cambiare, dovreste andare a fare un cambiamento voi, però è come se questo cambiamento vi è impedito, cioè avete dei blocchi per un cambiamento positivo nella vostra vita, ma siete voi comunque sia a bloccarvi per andare avanti, per proseguire e per andare avanti. Andiamo a chiedere ulteriori chiarimenti su questa stesa per il segno del Sagittario in questa settimana che va dal 27 al 2 di aprile 2023. Allora, andiamo a vedere a livello il vostro stato emotivo, perché c'è una situazione bloccata e per quale motivo, perché c'è una situazione bloccata e per quale motivo ci sono delle difficoltà che vi hanno portato ad allontanarvi da una situazione o da qualcuno.
Allora, perché ci sono state delle comunicazioni che non vi sono piaciute e ci sono state anche delle bugie. C'è stata una situazione che ha proprio creato difficoltà. Avete chiesto collaborazione comunque a qualcuno a livello emotivo, siete tanto insoddisfatti. Volete un cambiamento che vi porti comunque a un vostro trionfo, voi volete superare questa situazione. Vediamo invece in cosa state vivendo adesso perché ci troviamo di fronte a un 5 di denari rovesciato e a un 8 di spade rovesciato. Voi amici del Sagittario volete chiudere un ciclo su queste difficoltà, volete andare avanti, volete sistemare anche la situazione con una determinata persona, volete, ripeto, chiudere un ciclo che vi porti a realizzare qualcosa, ma è da tanto tempo che ci sono queste difficoltà ed è da tanto tempo che volevate comunque risolvere questo qualcosa. Però vedo che c'è tanta insoddisfazione. Devono venire a galla delle novità in merito a questo 8 di spade rovesciato, che è una persona che comunque vi intralcia il vostro cammino. Per voi vedo situazioni che emergeranno, situazioni nuove che vi porteranno maggiore chiarezza, dove in un certo qual modo comunque vi andranno da bloccare emotivamente. Ma c'è per voi un rinnovamento. Un dovervi allontanare da qualcuno che non vi permette di volare. Andiamo a vedere invece sulla strada che decidete di intraprendere perché c'è una mancanza di chiarezza su situazioni spiacevoli dove purtroppo non potete fare nulla, non vi potete muovere e non potete cambiare le situazioni. Perché siete bloccati emotivamente? Dovete soltanto voi stessi, cioè siete intenzionati a voler superare delle difficoltà, ma c'è proprio un blocco dentro voi stessi, emotivo. C'è un dispiacere, un dolore che state comunque provando, un qualcosa che vi va a destabilizzare. C'è una sofferenza proprio anche a livello sentimentale. Che proprio vi blocca, vorreste ritrovare la passione, vorreste ritrovare quello che vivevate magari un tempo, però vedo una chiusura. Vediamo invece questa pazienza, questa riflessione in merito agli obiettivi che volete raggiungere andando verso una tranquillità, quindi nel cambiamento che si avrà. Il vostro cambiamento sarà semplicemente portare pazienza verso situazioni magari nuove, situazioni, obiettivi nuovi. Vediamo un po'. Nel cambiamento che si avrà, vi ripeto, emergeranno delle situazioni che vi deluderanno tantissimo, lì dove volete un raggiungere degli obiettivi e state riflettendo su quello che volete raggiungere, c'è un qualcosa che emergerà dove vi porterà a scoprire cose nuove, vi deluderanno tantissimo e lì vi renderete conto a livello sentimentale che ci sono stati troppi inganni, troppe bugie e quindi di fronte a questi inganni e queste bugie per il vostro futuro cercherete di riequilibrare comunque una determinata situazione. Vediamo invece per quanto riguarda la persona di vostro interesse perché abbiamo questo 4 di spade. Questo 4 di spade perché state vivendo un qualcosa a voi come un inganno, semplicemente perché la persona di vostro interesse
deciso di cambiare positivamente. E voi vivete questo qualcosa come un inganno che vi sta creando comunque dei problemi. Ci pensate, ci riflettete. E invece la persona di vostro interesse sta andando verso un futuro, cercando di superare comunque tutte le difficoltà, tutte le situazioni che l'hanno messa in crisi. Ma questo perché? Perché la persona di vostro interesse sa perfettamente che avrà un suo trionfo. Probabilmente siete voi che non gli avete dato quel qualcosa in più, probabilmente l'avete lasciata magari da sola nelle difficoltà. Andiamo a vedere per voi la conclusione di questa settimana, la risposta definitiva di questa settimana con questo 5 di spade rovesciato. Sono infatti delle difficoltà. Volete proprio, desiderate voi, o meglio, desiderate, state cercando di mantenere proprio, di lasciare nella vostra vita questo periodo di calma, di tranquillità, attendere, aspettare delle novità. E in realtà è vero, ci saranno delle difficoltà che dovrete comunque sia affrontare, ma difficoltà a livello anche sentimentale. È come se voi e la persona di vostro interesse c'è chi già ha chiuso, oppure c'è chi sta andando verso comunque una chiusura, ma perché non c'è più l'interesse per alcuni di voi e per altri di voi, perché comunque le difficoltà che sono presenti nel rapporto di coppia sono troppe. Quindi iniziatevi a preparare a ricevere delle novità, o magari qualcuno che vi comunica che quindi la situazione, la relazione viene chiusa, oppure verrete a sapere magari la novità che la persona di vostro interesse, dove avete già chiuso, comunque si sta vedendo con un'altra persona. E voi poi vorrete andare verso il vostro cambiamento positivo, ma non riuscite a concluderlo. Siete voi che rimanete ancora in questo cerchio comunque chiuso, perché ci sono altre situazioni che dovete andare a sistemare. Carissimi amici del Sagittario, questo è il vostro oroscopo settimanale. Io vi ringrazio, vi raccomando, lasciatemi un like, vi mando un abbraccio e vi auguro una buona giornata.